Siamo partiti da Milano in tarda mattinata e non appena arrivati a Londra i nostri piedi si sono messi in movimento sotto una classica pioggia londinese. Abbiamo passeggiato a Covent Garden, mangiato pastrami da Mishkin e girovagato per il centro. Poi è arrivato il momento dello shopping compulsivo in Oxford Street. Eccomi che mostro fiera il mio bottino. Dopo una cena marocchina siamo crollati a letto. Il nostro secondo giorno è iniziato col sole. Ci siamo diretti verso la stazione di London Victoria e poi dritti verso Brighton, dove purtroppo il sole si è trasformato in tempesta. E mentre il vento spazzava il vecchio molo e le onde si schiantavano a riva, noi cercavamo di restare in piedi, colti da un'inspiegabile euforia. Dopodiché abbiamo cercato riparo nelle Lanes, le vecchie vie di Brighton, piene di negozietti davvero caratteristici. E alla fine, stravolti, siamo saltati sul treno di ritorno per Londra. Dopo una cena spettacolare allo sciccosissimo Hakkasan di Mayfair, siamo crollati in albergo. La mattina del terzo giorno siamo saltati su un metro in direzione Liverpool Street, dove costruzioni ipermoderne si sposano con i palazzi in stile vecchia Londra. E un passo dopo l'altro siamo arrivati al mercato di Spitfields, colmo di bancarelle e negozietti vintage. Poi dritti a Brick Lane, che è proprio dietro l'angolo, fra street art e negozi di vintage. E dopo tanto girovagare ci siamo concessi una pausa pranzo a metà pomeriggio da Poppy's, un fish and chips dove camerieri in perfetto stile anni 50 ci hanno servito un piatto di dimensioni ginormiche. Ed è finito così anche il nostro terzo giorno a Londra. I nostri tre giorni londinesi sono volati, nemmeno il tempo di abituarsi all'idea ed eravamo di nuovo in volo verso casa.
E mentre il carrello dell'aereo toccava terra a Milano, pensavo a quanto Londra non mi deluda proprio mai. Ciao a tutti, ben ritrovati e buon anno! Ho deciso di dedicare il mio primo video del 2014 a una specie di best of, ovvero i miei prodotti beauty preferiti in assoluto, quei prodotti che riacquisto ogni volta che li termino e che sono in pianta stabile nella mia sezione make-up e beauty. Ognuno di loro è già comparso in uno dei miei video dedicati ai prodotti preferiti del mese, quindi non mi dilungherò troppo nelle descrizioni. Insomma, se voi siete pronti, io direi che possiamo cominciare!